indegna, ignobile, da non poter annoverare queste sagentaglia nelle persone, perché al di là della razza, al di là del colore della pelle, al di là della religione, io credo che il culto dei morti appartiene a tutti quanti noi, a chiunque far parte del genere umano, ma questi non sono da annoverare nel genere umano. Ci siamo ritrovati, ecco, stamattina con l'ennesimo atto contro il senso civico, perché poi, ecco, entrare di notte. La parte posteriore nella stradina che porta tra Ahimè, Pagani e sì, Sant'Egidio, e quindi perché lì abbiamo rinvenuto, diciamo, i contenitori di plastica dove hanno messo questi portavasi, questi portafiori, strumenti che hanno trovato all'interno del cimitero, sono altri stati attrezzi che sono trafugati e stati portati. trafugati e portati via. Adesso stiamo valutando anche le telecamere che abbiamo, diciamo, lungo quella stradina. Che c'è qualcuno fu lungo la stradina, ce n'è qualcuno all'ingresso dello stesso cimitero. Non è da oggi, dopo questo atto, che noi ci siamo attivati per la videosorveglianza. È in corso una gara per questo, quindi credo che il responsabile del cimitero gliel'avrà detto, perché è in itinere, e tra le migliorie della gara, tra quelle che sono gli accorgimenti che si sono chiesti a chi partecipa, a chi vincerà la gara, ci sono quelli della videosorveglianza, e quindi su tutta l'area del cimitero, anche all'interno dei viali, non solo sui varchi d'ingresso. C'è possibilità attraverso il comune di poter soddisfare, non dico tutta l'esigenza, ma una parte dei danni che questa gente ha subito? Se lei ricorda, anche in occasione di qualche evento calamitoso, diciamo di grosse ventate, ecco, un vento Certo, sì. forte, ci furono dei danni ai loculi, alle tombe a terra, e in quell'occasione avevo chiesto agli uffici di procedere attraverso i broker per fare una polizza assicurativa all'interno del cimitero. Adesso andremo a verificare se tutto ciò è stato messo in campo dagli uffici, Eh altrimenti sì, non sì. Faremo una valutazione dei danni e vediamo in che modo e come il comune può partecipare a Alle queste spese. spese, che sono spese impreviste. Se qualcuno, ecco, immagina di sapere, di conoscere qualche notizia o qualche informazione in riferimento a chi ha provveduto a compiere questo gesto, lo faccia partecipare al sindaco direttamente, in modo tale che poter far sì che questi personaggi possano essere subito individuati e arrestati.